Stato. Grazie. Grazie onorevole Carré. Onorevole Calovini, prego. Grazie Presidente, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia annuncio il voto favorevole per questo importante trattato in materia giudiziaria col Senegal e chiedo la possibilità di depositare il testo. Grazie. Grazie onorevole Calovini, onorevole Grimaldi. Grazie solo per il verbale, per annunciare il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra su questo importante provvedimento anche a carattere giudiziario col Senegal. Grazie. Grazie onorevole Grimaldi. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale, pertanto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 1149, ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. La votazione è aperta. Aspettiamo un minuto che stanno entrando i colleghi. Chi ancora deve votare? Chi? Cattoi. Ci siamo, perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 273, favorevoli 273, contrari nessuno, la Camera approva. Grazie. Passiamo al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 1150, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. Rammento che nella seduta del 10 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Lazzarini, aspettiamo un attimo, procederemo molto velocemente, vi prego di non abbandonare aula. Manca qualcun altro? Mi pare, no. Coin, l'aspettiamo? No, non ha votato, no. Ok, perfetto, votazione chiusa. Presenti e votanti 274, favorevoli 274, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Ci siamo, votazione chiusa. Presenti e votanti 265, favorevoli 265, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Pierro, votazione chiusa. Presenti e votanti 266, favorevoli 266, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Onorevole Nevi. Chi? Votato? No, aspettiamo un attimo l'onorevole Nevi, ci siamo, hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti e votanti 273, favorevoli 273, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione aperta. Hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti e votanti 274, favorevoli 274, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire la deputata Isabella De Monte. Prego.
Grazie Presidente, anche in questo caso abbiamo un accordo stipulato ancora nel 2019, anche in questo caso abbiamo comunque una lettura già avvenuta al Senato. Volevo solo sottolineare l'aspetto positivo del fatto di aver seguito un modello, diciamo, cooperazione in materia della difesa e quindi che ritengo che per questa ragione e per altre sia opportuno votare in senso positivo e chiedo anche di consegnare l'intervento integrale. Grazie. Perfetto, grazie deputata De Monte. Onorevole Bicchielli, prego. Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole del gruppo di Noi Moderati e chiedo l'autorizzazione a depositare il mio intervento. Perfetto, grazie. Onorevole Grimaldi. Grazie Presidente, solo per annunciare il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra. Grazie. Grazie Onorevole Grimaldi. Deputata Onori. Onori. Grazie Presidente. Annuncio il voto a favore del gruppo Azione per Renew Europe e chiedo alla Presidenza di depositare l'intervento. Grazie. Grazie. Deputata Marrocco. Voto favorevole, Presidente, abbiamo già consegnato. Grazie. Grazie. Onorevole Ricciardi. Grazie per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie. Onorevole Formentini. Grazie Presidente, anche la Lega Salvini Premier voterà a favore di questo accordo di cooperazione in materia di difesa con il Ghana. Voglio solo sottolineare l'importanza strategica di questo Paese tra Golfo di Guinea e Sahel e dire anche che bisogna stare vicini a questo Paese perché è a rischio di infiltrazioni jihadiste proprio dal Sahel, confinando con il Burkina Faso. E si hanno già segnali di tentativo di infiltrazioni di milizie jihadiste. Grazie. Grazie onorevole Formentini. Onorevole Carè. Grazie Presidente. Di nuovo siamo qua, ma a nome del Partito Democratico anche noi sottoscriviamo, confermiamo il voto favorevole verso questo trattato così importante questi giorni, anche perché rientra all'interno di una area geopolitica molto instabile dove la nostra presenza sta diventando sempre più importante. Oggi ci troviamo d'altronde e concordo con tutti di fronte a una decisione di grande rilevanza, la ratifica di questo accordo di cooperazione in materia di difesa con il Ghana è importantissima, accordo di cooperazione. Ed esprimo, come ho detto prima, il mio pieno sostegno a questa iniziativa che rappresenta non solo un rafforzamento delle nostre capacità difensive, ma anche un ampliamento delle nostre relazioni internazionali in un'area di cruciale importanza geopolitica, come esprimevo prima. Il Ghana, con una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti, si distingue come una delle economie più solide dell'Africa occidentale. La sua produzione di cacao, di cui è secondo esportatore mondiale, il settore estrattivo, costituiscono pilastri fondamentali del suo sviluppo economico. Tuttavia il Ghana non è solo un partner economico, è anche una nazione di grande rilevanza politica, avendo ottenuto per prima le indipendenze in Africa subsahariana nel 1957. Questa storica conquista ha segnato l'inizio di un percorso di autonomia e crescita che ha portato il Ghana a diventare un membro attivo del Commonwealth, dell'Unione Africana e della Comunità Economica degli Stati Uniti e dell'Africa Occidentale. L'accordo in esame si propone di stabilire una cornice giuridica per avviare forme strutturali di cooperazione fra le nostre forze armate e quelle del Ghana, mirando a consolidare le rispettive capacità difensive. Questa collaborazione non si limita soltanto al rafforzamento militare, ma si estende anche a migliorare la comprensione reciproca su questioni di sicurezza globale, promuovendo la stabilità e la pace in quella regione. Un aspetto fondamentale di questa intesa è il suo potenziale impatto positivo nei settori produttivi e commerciali dei nostri due paesi.
attraverso questa stretta collaborazione possiamo stimolare, vedete cari colleghi, stimolare nuove opportunità economiche favorendo investimenti e scambi che porteranno benefici reciproci. Vedi Presidente, io sono un eletto all'estero e vengo da quella, il Ghana fa parte della mia circoscrizione, ci sono moltissimi imprenditori italiani che operano in questo Paese ed è per questo motivo che sempre di più dobbiamo sottolineare, dobbiamo cooperare con i Paesi che si trovano in questi continenti emergenti. L'industria della difesa, d'altronde, in particolare, è importantissima, potrebbe trarre grandissimo vantaggio da questa partnership con ricadute positive sull'innovazione tecnologica e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, cari colleghi, il contributo del Ghana alle operazioni di peacekeeping con le Nazioni Unite sottolinea l'impegno di questo Paese verso la sicurezza internazionale. Collaborare con un partner così dedito alla pace globale rappresenta un valore aggiunto per il nostro Paese, allineando i nostri sforzi con quelli della nazione che condivide i nostri stessi ideali di stabilità e cooperazione internazionale come il Ghana. Questo accordo non solo rafforza la posizione dell'Africa e la nostra posizione in Africa occidentale, ma contribuisce anche a costruire un futuro di crescita condivisa fra i Paesi di pace duratura. Esso è un chiaro segnale del nostro impegno a sviluppare relazioni bilaterali basate sulla fiducia reciproca e sul mutuo rispetto. Per questi motivi, come dicevo prima, non soltanto invito tutti a considerare attentamente l'importanza di questa ratifica ed esprimo il voto favorevole di questo del nostro gruppo, del Partito Democratico, perché sosteniamo un impegno che non solo migliora la nostra sicurezza e difesa, ma apre anche nuove strade per la cooperazione economica e politica con una delle nazioni più promettenti del continente africano. Grazie Presidente. Grazie onorevole Carè. Onorevole Calovini, prego. Grazie Presidente. Il Ghana è un paese estremamente importante all'interno dell'Africa occidentale per la stabilità geopolitica di quell'area, non solo per combattere ovviamente fenomeni terroristici e appunto instabilità ad essi legate. Pertanto, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, annuncio il voto favorevole e chiedo l'autorizzazione per depositare il testo. Grazie. Grazie onorevole Calovini. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico pertanto la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, numero 1150, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. La votazione è aperta. Ci siamo, onorevole Madia. Perfetto, credo che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Presenti e votanti 272, favorevoli 272, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 1260, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale del 20 aprile 1959 fatto a Roma il 22 novembre 2019.
Ricordo che nella seduta del 10 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati gli emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Onorevole Martin, abbiate un attimo di pazienza, ci siamo. Votato, impallato, sì. Votazione chiusa. Presenti e votanti 270, favorevoli 270, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Ci sono tutti. Votazione chiusa. Se non mi alzo il braccio. Presenti e votanti 270, favorevoli 270, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Aspettiamo un attimo la collega. Perfetto. Ci siamo. Votazione chiusa. Presenti e votanti 272, favorevoli 272, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Credo che abbiano votato tutti. Sì, votazione chiusa. Presenti e votanti 272, favorevoli 272, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo adesso al voto finale. Ha facoltà di intervenire la deputata De Monte. Prego. Grazie Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo. Si tratta di un accordo significativo in materia di assistenza giudiziaria e in materia penale. C'è anche l'esigenza di aggiornare le tecnologie, in modo particolare la videoconferenza per l'audizione dei testimoni imputati, quindi ritengo che sia opportuno andare in questa direzione, quindi il voto sarà favorevole. Chiedo di consegnare l'intervento. Grazie. Grazie onorevole De Monte. Onorevole Pisano. Sì, grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Nuovo Derati. Grazie onorevole Pisano. Onorevole Grimaldi. Onorevole Grimaldi. Grazie Presidente, solo per annunciare il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra e che darà il nostro assenso appunto a questo trattato. Grazie. Grazie onorevole Grimaldi. Deputata Onori. Grazie Presidente. Annuncio il voto a favore del gruppo Azione per Renew Europe su questo disegno di legge di iniziativa governativa che procede alla ratifica di un accordo sottoscritto nel 2019 che riguarda l'applicazione di una convenzione europea, quella in materia penale del 1959 sull'assistenza giudiziaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia. Ci terrei a spendere due parole per sottolineare un paio di punti, credo, di interesse per tutta l'Aula. Questa ratifica, questo accordo, questa intesa ha l'obiettivo di disciplinare specifiche forme di assistenza giudiziaria. Parliamo ad esempio dell'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza, così come rendere più rapide le procedure di cooperazione bilaterale, prevedendo la possibilità di una comunicazione diretta tra autorità giudiziarie competenti. Bene, perché è di particolare rilevanza questa ratifica, questo accordo? Perché segue la linea di numerose altre intese che l'Italia negli ultimi anni sta sviluppando a livello bilaterale con paesi che sono fuori dall'Unione Europea. Un aspetto particolare, questa intesa consente anche alle parti di scambiarsi i dati bancari senza che nessuna delle stesse, quindi senza che né l'Italia né l'Armenia possa opporre segreto bancario. Bene, questo è particolarmente importante dal punto di vista del contrasto e della prevenzione della criminalità transnazionale, con specifico riferimento al ruolo delle mafie che invece, come sappiamo, prosperano sfruttando le ampie zone grigie della legalità e i vuoti normativi. Per questi motivi il gruppo Azione per New Europe voterà a favore di questa ratifica. Grazie. Grazie onorevole Onori. Deputata Marrocco, prego.
Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. Grazie onorevole Marrocco. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego. Grazie per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie onorevole Ricciardi. Onorevole Billi. Grazie Presidente. Sì, è vero, questa ratifica è molto importante per approfondire il regime generale di assistenza giudiziaria reciproca previsto nel campo del diritto penale e intensificare le relazioni tra le nostre società civili. E colgo l'occasione, Presidente, per salutare l'ambasciatrice Sovinarra che lascia il nostro Paese e torna in Armenia. Quindi grazie ancora. E annuncio chiaramente il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie. Grazie onorevole Billi. Onorevole Caso. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Il Partito Democratico voterà convintamente a favore della ratifica di questa intesa che va nella direzione della collaborazione, dell'agire rapido e transnazionale, indispensabile per dotare gli inquirenti di quegli strumenti efficienti ed attuali per combattere le mafie e la criminalità organizzata. Un accordo importante ed è un accordo che viene siglato con un paese che è un partner importante dell'Italia. Noi sappiamo la storia dell'Armenia, la conosciamo, l'emozione che chi è stato a Yerevan prova quando sale le scalinate della cascata, vede la città, il monte Ararat, le origini della nostra cultura che supera ogni confine, ma ci sono anche rapporti economici molto importanti. Noi nel gruppo del Partito Democratico abbiamo il vicepresidente Tony Ricciardi che è eletto in quel collegio e che ci ricorda l'importanza dei rapporti anche attuali, commerciali, rapporti nel 2023, abbiamo visto un valore dell'export italiano in Armenia che ha raggiunto i 334 milioni di euro, un aumento del 34,2%, un aumento che è rimasto confermato anche in quest'anno 2024, lo stesso trend, cioè una forte capacità di rapporto, che è un rapporto commerciale, che è un rapporto culturale, che è un rapporto sociale e che è un rapporto politico con l'Europa nei confronti dell'Armenia. E questa è una direzione importante per il futuro dell'Europa, perché l'Europa ha la necessità di dialogare, di parlare una lingua fondata sui propri valori, sulla collaborazione anche con quei paesi che sono magari politicamente fuori dal perimetro dei nostri trattati, dei nostri accordi, ma che guardano ai nostri valori, ai nostri principi, al riconoscimento di ciò che è la storia oggi europea, italiana, da un punto di vista positivo. E per noi questo è molto importante e va al di là dell'adempimento delle singole ratifiche. È un orizzonte di marcia fondamentale per il nostro continente e per il nostro Paese. Per questo, nell'intervenire oggi a nome del gruppo del Partito Democratico, non possiamo che non ricordare, come ha fatto il collega Enzo Amendola solo pochi giorni fa, l'interrogazione che abbiamo presentato a firma Amendola, Provenzano, Quartapelle, Procopio, Boldrini, Porta, Fassino e Orlando su quello che è successo nelle ultime settimane. Un atto gravissimo che riguarda i colleghi Fassino e Orlando, che riguarda la senatrice Zampa, il senatore Verducci e anche la senatrice Floridia, che hanno semplicemente partecipato a una votazione a larga maggioranza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che ha deciso per le reiterate violazioni dei diritti umani e dei principi costitutivi del Consiglio d'Europa, di cui si sono rese responsabili le autorità azere, e del fatto che sono state ignorate le ripetute sollecitazioni degli organi del Consiglio d'Europa, ha fatto un voto in cui ha espresso una legittima posizione politica. Ecco, di fronte a tutto questo è stato preso un provvedimento inaccettabile nei confronti di 5 parlamentari che sono stati listati e inseriti in una lista nera insieme ad altri parlamentari da parte dell'Azerbaigian. Ecco, da questo punto di vista noi vogliamo dire una cosa semplice e chiara. Per quanto riguarda il conflitto atroce che si è svolto in Nagorno-Karabakh, il Partito Democratico ha avuto sempre una posizione lineare, ha sempre chiesto che ci fosse attenzione nei confronti della sicurezza delle persone, nei confronti del rispetto della vita di quelle persone che sono state colpite da un dramma tremendo, e ha chiesto che ci fosse un impegno della comunità internazionale per costruire un percorso di pace. Ma quello che è avvenuto con questa scelta nei confronti di alcuni parlamentari
che semplicemente per aver espresso una propria posizione sono stati listati in questa maniera non riguarda solo 5 parlamentari dell'opposizione, ma riguarda tutti i parlamentari, riguarda tutto il Parlamento e ci deve essere una presa di posizione ufficiale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per chiedere la revoca di questo provvedimento ingiusto. È inaccettabile che queste parole non siano ancora arrivate, che la risposta alla nostra interrogazione non sia stata arrivata e che anche la Presidente del Consiglio, anche il Governo nei colloqui che stanno andando avanti non metta da parte quelle che sono le altre valutazioni per dire che non è pensabile, non è accettabile, non è tollerabile che dei parlamentari che esercitano nell'ambito delle istituzioni italiane e europee le loro legittime prerogative vengano per questo listati. Noi dobbiamo assolutamente pretendere che ci sia una presa di posizione ufficiale, dobbiamo continuare a camminare nella direzione che consenta anche attraverso il ruolo fondamentale della diplomazia parlamentare. Chi di noi ha avuto l'onore, e ringraziamo gli uffici della Camera per il grande e prezioso lavoro che svolgono, di partecipare a azioni di diplomazia parlamentare, sa quanto è importante il rapporto non solo fra i governi, non solo fra gli Stati, non solo fra le economie, ma anche fra i parlamenti dei singoli paesi, per trovare dei percorsi comuni, per affrontare insieme le questioni, per cercare di costruire dei passi avanti e non dei passi indietro. Ecco, questo atto che va contro l'importanza della diplomazia parlamentare, l'importanza del ruolo del Parlamento, è un atto che deve essere condannato. Noi oggi siamo qui per sottoscrivere uno dei tanti accordi che vengono portati avanti proprio per fare sì che i valori, che i principi dell'Europa possano dialogare con i paesi che sono fuori dall'Europa. Ecco, noi dobbiamo avere la schiena dritta nei confronti di quei paesi che calpestano quei principi, che calpestano i valori della democrazia parlamentare e che vanno a colpire parlamentari che hanno avuto l'unica colpa, e qui ancora una volta per noi riconosciamo tutto il nostro sostegno ai parlamentari coinvolti, a Fassino, Orlando, a Zampa, Verducci, a Florida, di votare secondo scienza e coscienza per chiedere che tutti i paesi che dialogano con l'Europa rispettino i principi dell'Europa. Grazie onorevole Casum. Onorevole Calovini, prego. Grazie signor Presidente, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia annuncio voto favorevole e deposito il testo. Grazie. Grazie onorevole Calovini. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 1260. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. La votazione è aperta. Credo che abbiano votato tutti sì. Votazione chiusa. Presenti e votanti 266, favorevoli 266, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo all'ultima ratifica del disegno di legge di ratifica, appunto, già approvato dal Senato numero 1388, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia fatto a Roma il 12 novembre 2020. Rammento che nella seduta del 10 settembre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Credo che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Presenti e votanti 267, favorevoli 267, contrari nessuno. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Onorevole Varchi, ci siamo, vista, perfetto. Hanno votato tutti sì, votazione chiusa.
Presenti e votanti 264, favorevoli 264, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Onorevole Schifone, perfetto, ci siamo, votazione chiusa. Presenti e votanti 267, favorevoli 267, contrari nessuno, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Ci siamo, votazione chiusa. Presenti e votanti 268, favorevoli 267, contrari 1, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti e votanti 265, favorevoli 265, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo al voto finale. Onorevole De Monte, prego. Grazie Presidente, anche in questo caso abbiamo un accordo certamente non recente, ma è importante recepirlo non solo per l'esigenza di cooperazione nel settore della polizia, ma anche direi per il percorso di avvicinamento e quindi di allargamento dell'Unione Europea, che sappiamo dipendere dallo status internazionale del Kosovo, ma anche ovviamente dalla stabilizzazione dei rapporti con la Serbia. Per questa e altre ragioni voteremo in senso favorevole e chiedo di poter consegnare l'intervento integrale. Grazie. Grazie deputata De Monte. Onorevole Pisano. Sì, grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Nuova Tarati. Grazie onorevole Pisano. Onorevole Grimaldi. Grazie, per debito d'ufficio e loro norma diamo semplicemente l'assenso a questo provvedimento dichiarando il voto favorevole di Alleanza Verdi Sinistra. Grazie. Grazie onorevole Grimaldi. Deputata Onori. Grazie Presidente. Annuncio il voto a favore del gruppo Azione per Renew Europe su questo disegno di legge, che è una ratifica di un accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo, riguarda la cooperazione in materia di polizia e anche su questa vorrei porre un paio di punti che credo possano essere di interesse per l'Aula. Lo scopo di questo accordo che ci apprestiamo a ratificare è quello di intensificare la cooperazione tra le forze di polizia dei due paesi, del Kosovo e dell'Italia, per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Perché per noi è particolarmente rilevante questo accordo? Perché i Balcani sono un'area strategica, come ci ricorda spesso anche il Ministro Tajani, il Primo Ministro Meloni. E quindi è un'area di crescente rilevanza per il nostro Paese, non solo o non soltanto a seguito della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. È quindi necessaria una sempre maggiore collaborazione, anche perché il Kosovo aspira a integrarsi nell'Unione Europea e quindi azioni di contrasto alla criminalità rappresentano un avvicinamento agli obiettivi europei per una maggiore integrazione nell'Unione Europea e quindi questo viene assolutamente nella direzione degli interessi del nostro Paese. L'Italia ha rivestito poi storicamente sempre un ruolo molto significativo nella regione, nel Kosovo in particolare, grazie alla presenza militare che abbiamo nella missione NATO Kosovo Force e anche per il nostro ruolo di interlocutori diplomatici cardine tra Pristina e Belgrado. Parliamo quindi di contrasto al crimine organizzato transnazionale, di reati che riguardano la produzione e il traffico illecito di stupefacenti e in generale un avvicinamento degli obiettivi strategici del Kosovo e quindi dell'area balcanica con quelli dell'Unione Europea, che sono anche quelli del nostro Paese. Grazie. Grazie deputata Onori. Deputata Marrocco, prego. Sì, grazie Presidente. E oggi ci apprestiamo appunto a dare il via definitivo alla ratifica sottoscritta nel novembre del 2020. Il Kosovo ha bisogno di supporto nel processo di stabilizzazione e di avvicinamento alle istituzioni europee. Ricordo che nel nord del Paese permangono appunto ancora tensioni. C'è quindi la necessità che i Paesi europei, in particolare l'Italia, continuino a impegnarsi per favorire stabilizzazione e sicurezza.
Con questo accordo quindi la nostra polizia può aiutare il Kosovo in questo processo di costruzione di istituzioni democratiche e formare nuovi corpi dedicati alla tutela dell'ordine pubblico. Per tutto questo il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie onorevole Marrocco. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego. Grazie per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie onorevole Ricciardi. Onorevole Billi. Presidente, questa ratifica è importante perché in Kosovo sono purtroppo interessati fenomeni non solo criminali ma anche di terrorismo e di fondamentalismo islamico. Pertanto annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie. Grazie onorevole Billi. Deputata Quartapelle, prego. Grazie Presidente. Noi voteremo ovviamente a favore di questa ratifica. Come le ratifiche che l'hanno preceduta, è una ratifica che esprime la volontà del nostro Paese di collaborare su questioni importanti di cooperazione giudiziaria e di cooperazione nel settore della sicurezza come questa ratifica con vari paesi del mondo. Questo è l'atteggiamento tradizionale che tiene il nostro Paese sui temi della politica estera, la cooperazione, un atteggiamento da sottolineare ancora di più in ore e in giorni come questi, dove sembra che la logica della cooperazione e della vicinanza e di darsi degli obiettivi comuni tra Stati sembra una logica che sempre di più si allontana nelle difficoltà e nei conflitti crescenti. Detto questo, rispetto alla cooperazione di polizia rispetto al Kosovo, hanno detto bene sia i colleghi Onori che il collega Billi. Da un lato l'Italia ha un interesse specifico nel rafforzare le relazioni col Kosovo utilizzando tutti gli strumenti utili, anche gli strumenti di un accordo di cooperazione come questo, proprio con quell'idea di dare a questi paesi una prospettiva di avvicinamento a ciascuno dei paesi membri dell'Unione Europea, tenendo come obiettivo finale la questione dell'allargamento. Lo diceva la collega Onori, tra l'altro le commissioni terza e quattordicesima sono impegnate in un approfondimento su questo e la Commissione Esteri ha fatto anche una recente missione in Kosovo proprio per ribadire l'impegno del nostro Paese a fianco di quel Paese, a fianco dei rappresentanti eletti nell'avvicinamento del Kosovo rispetto all'Unione Europea. Dall'altro lato, lo diceva il collega Billi, c'è un interesse specifico dell'Italia nella cooperazione di polizia con il Kosovo, che è uno di quei Paesi che in questi anni purtroppo ha mostrato più fragilità e più vulnerabilità rispetto alla penetrazione di reti criminali transnazionali e quindi è particolarmente importante che il nostro Paese si metta a disposizione di una cooperazione fattiva, costruttiva, anche fatta di progetti di cooperazione, progetti di formazione, progetti di scambio di informazione, come prevede questo accordo, proprio in questo settore, perché non c'è solo una questione più di carattere geopolitico rispetto all'allargamento e all'avvicinamento del Kosovo all'Unione Europea e al nostro Paese, ma c'è anche un interesse del nostro Paese nel contrastare le reti criminali internazionali e aiutare il Kosovo a farlo nel modo migliore possibile, rafforzando le capacità di quel Paese e rafforzando la collaborazione con l'Italia, che da questo punto di vista è un Paese che insomma ha delle esperienze importanti nel contrastare le reti criminali internazionali, credo che sia di particolare interesse. E quindi voteremo a favore per queste ragioni e credo che sia un segnale di intendimento comune di tutte le forze politiche, perché credo che il voto sarà unanime. Grazie Presidente. Grazie onorevole Quartapelle. Onorevole Calovini. Grazie Presidente, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia esprimo parere favorevole per questa importante ratifica. Come è stato detto precedentemente da alcuni colleghi, il rapporto tra Italia e Kosovo è un rapporto importante, soprattutto in una situazione quella dei Balcani in cui il nostro Paese ha investito e deve investire ancora di più per la normalizzazione di una zona sicuramente non facile negli anni scorsi. Pertanto appunto annuncio voto favorevole e deposito il resto del testo. Grazie. Grazie onorevole Calovini. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Pertanto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 1388. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia fatto a Roma il 12 novembre 2020. La votazione è aperta.
Bianchi, la D'Orso. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 256, favorevoli 256, contrari nessuno. La Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato al Senato numero 1830, revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati. Rammento che nella seduta del 16 settembre si è conclusa la discussione generale e la rappresentante del Governo è intervenuta in sede di replica mentre la relatrice vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti presentati. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo altresì l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tale fine, i gruppi Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, il Centro Renew Europe e Alleanza Verdi e Sinistra sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo adesso all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito la relatrice, l'onorevole Grazia Di Maggio, e la sottosegretaria all'istruzione, onorevole Paola Frassinetti, ad esprimere il relativo parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e segnalati per la votazione. Sì, grazie Presidente. All'articolo 1 esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Grazie relatrice. Governo? Parere conforme alla relatrice. Perfetto. Tutti negativi. Perfetto, grazie. Governo, quindi passiamo all'emendamento 1.100 Manzi. Onorevole Berrotto, prego. Grazie Presidente. Ieri entrò il direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso e capelli scuri, con gli occhi grandi e neri. Dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì lasciandogli accanto il ragazzo che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe: voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano, vogliategli bene in maniera che non s'accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Detto questo, s'alzò e segnò sulla carta geografica murale il punto dov'è Reggio di Calabria. Poi chiamò forte. Ernesto De Rossi, come primo della scuola, gli disse il maestro, dai l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno, l'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese e tutti batterono le mani. Silenzio, gridò il maestro, non si battono le mani a scuola. Ma si vedeva che era contento. 1886, questo è un brano tratto dal libro Cuore di Edmondo De Amicis. Chi di noi non ha avuto in casa una copia del libro Cuore? Nel 1886 Cuore era forse l'unico libro che gli italiani avevano in casa, uno dei pochissimi. Un successo editoriale pazzesco, il primo vero long seller. In 20 anni raggiunge il 1 milione di copie, se ne fanno riduzioni cinematografiche, televisive, cartoni animati. Viene tradotto praticamente in tutte le lingue del mondo, per esempio in cinese. Ma in Cina il libro Cuore, che è molto popolare, non si intitola Cuore, si intitola L'amore per l'educazione. Ecco, con questo emendamento abrogativo dell'uso del voto in condotta come clava pedagogica, noi vogliamo parlare di amore per l'educazione. Perché se il vostro obiettivo è quello di lavorare sull'autodisciplina degli studenti, delle studentesse, sul rispetto reciproco, sul rispetto degli insegnanti, cioè se ritenete che lo strumento del voto in condotta sia una scimitarra per poter punire, bocciare, fermare, dividere, marginalizzare,
Sappiate che è chiaro che siete in prossimità di un fallimento epocale. Da 50 anni è dimostrato ampiamente che il voto in condotta non migliora i comportamenti, l'educazione, l'apprendimento, anzi genera una serie di comportamenti negativi, soprattutto per i più fragili. Il punto è che voi non avete alcun obiettivo di natura educativa. Ieri l'orrendo decreto sicurezza, oggi questo provvedimento che chiamate di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico. In due giorni siete riusciti a seviziare la dignità di un paese che ha dato la luce a Cesare Beccaria, a Don Milani e a Maria Montessori. Voi confondete, anzi desiderate sostituire l'autorevolezza, quella del maestro del libro cuore che si vedeva che era contento, con l'autoritarismo. La vostra colpa, quella di cui risponderete quando sarete democraticamente allontanati dalle macerie fumanti che avrete lasciato, fra le tante anche quelle del mondo della scuola, sarà di aver imposto un'idea di insegnamento sanzionatrice, selettiva di controllo, in cui l'insegnante è chiamato a punire. Saranno gli insegnanti, quelli che ancora credono nell'amore per l'educazione, a fermarvi. Noi intendiamo la scuola come un luogo di promozione della persona, di riduzione delle differenze, di rimozione degli ostacoli e crediamo che siano gli insegnanti al centro di questo processo. Ma voi avete dimostrato di agire senza ascolto e senza confronto, non solo con le opposizioni, ma soprattutto proprio con il mondo della scuola, con le famiglie, con gli insegnanti, con le studentesse e con gli studenti. È tutto funzionale a instaurare quel clima repressivo, punitivo, cinico, che è a sua volta funzionale al vostro progetto, addestrare fin da bambini alla paura, alla costruzione del nemico, a pensare il meno possibile, soprattutto addestrare ad obbedire. Nelle vostre intenzioni non c'è intento pedagogico, altro che amore per l'educazione, nessuna volontà di recuperare comportamenti, solo rigidità e di fatto una messa in discussione della valutazione collegiale dell'autonomia dell'insegnamento. C'è questa differenza fra noi e voi. Voi siete per l'autoritarismo, noi, come dice Massimo Recalcati, siamo per l'insegnante, ancora meglio per l'educatore, che non è qualcuno che istruisce raddrizzando la pianta storta, né qualcuno che sistematicamente trasferisce i contenuti da un contenitore all'altro, ma colui che sa portare e dare la parola, sa coltivare la possibilità di stare insieme, sa fare esistere la cultura come possibilità della comunità, sa valorizzare le differenze, le singolarità, animando la curiosità di ciascuno senza inseguire un'immagine di allievo ideale, piuttosto esalta i difetti, persino i sintomi, le storture di ciascuno dei suoi allievi uno per uno. Insomma, è qualcuno che innanzitutto sa amare chi impara. A noi piacciono quegli insegnanti e ci piacciono gli studenti con le loro differenze e unicità. A voi piace l'idea di omologarli alla vostra grigia e pericolosa visione del mondo. Grazie, onorevole Berruto. Onorevole Ruffino. Grazie, signor Presidente. Ecco, la non ammissione all'esame per un voto in condotta, e parlo ovviamente a nome del gruppo di azione, è un segnale forte che viene dato ai nostri ragazzi e ci chiediamo se c'è stata un'attenta valutazione ai motivi eventuali che possano portare a un comportamento non accettabile in classe. Ecco, noi pensiamo che sino ad oggi, e proprio ancora mi sono informata in una scuola prima di intervenire, ci siano gli organici incompleti nelle nostre scuole. Gli istituti stanno effettuando le chiamate attraverso le messe a disposizione, attraverso le MAD. Non riusciamo a dare continuità, diciamo continuità educativa ai nostri ragazzi con disabilità. Questo è un aspetto di cui ovviamente dobbiamo tenere in conto. Poi c'è ovviamente il problema delle famiglie, arrivo sempre al voto in condotta, con purtroppo problemi importanti e penso e pensiamo ai ragazzi che frequentano Scampia piuttosto che Centocelle, piuttosto che Quarto Oggiaro o Torre Angela. Quale sarà il voto in condotta? Quali opportunità avranno questi ragazzi per arrivare a un 8, a un 9 in condotta, piuttosto che non avere una frustrazione anche in questo senso? Che cosa succederà a questi ragazzi che già a volte vengono respinti dalla vita? Verranno respinti proprio per questo voto in condotta? Verranno bocciati?
diciamo bocciati e ammaccati, perché questo spesso succede ai ragazzi sin dai primi giorni della loro vita. Mi rendo conto che questa è una provocazione che come gruppo, ma personalmente, porto avanti da ben prima dell'inizio dell'anno scolastico, arrabbiatissimi per l'instabilità che c'è nelle scuole italiane, perché ogni anno ci diciamo che all'inizio dell'anno scolastico avremo i docenti in cattedra. Non è così, non abbiamo i sostegni, e se la scuola non è pronta, non è completa, non è neanche in grado di reggere le difficoltà di questi ragazzi, che fanno più fatica ad essere a scuola, a stare seduti nel banco, ad apprendere. E per i ragazzi vivere tutto questo non è semplicemente un qualcosa che li fa star bene, è certamente qualcosa che provoca ulteriore rabbia e ulteriore frustrazione. E quindi è difficile pensare al voto in condotta quando dobbiamo affrontare tutto quello che la scuola oggi ancora non ha per partire in serenità. Quindi pensiamo che ci debbano essere delle risorse. Ad esempio, nelle scuole servono gli psicologi, non è sufficiente avere lo sportello con lo psicologo per qualche ora la settimana, perché quello è un benessere che dobbiamo portare vicino ai nostri ragazzi. All'esterno non riusciranno mai a fruire di uno psicologo, e questo è un tema importantissimo di cui il governo non può non tenere conto. Ci chiediamo, ad esempio, i motivi dell'abbandono scolastico. Perché abbiamo un abbandono scolastico così forte? Guardate, faccio un altro paragone che potrà forse essere impattante. Ieri parlavamo di carceri e parlavamo di recidive e ci dicevamo che arrivano quasi al 70%. Oggi parliamo di scuola e parliamo di ragazzi che faticano ad essere aiutati, ad essere sostenuti, ad essere portati a scuola, perché spesso i ragazzi a scuola non ci vanno, non riescono ad andarci. Perché? Perché a volte hanno paura di essere giudicati. Allora noi dobbiamo provare insieme col Parlamento, col Governo, ma mettendoci in gioco, a superare tutto questo disagio. Prima di parlare del voto in condotta, tutti vorremmo avere classi ordinate, ragazzi ordinati che vanno a scuola, che hanno voglia di crescere, di diplomarsi e di laurearsi. Però guardate, aprendo questa porta, al di là di questa piazza, c'è un'altra situazione, e di questa situazione ce ne dobbiamo rendere conto. Grazie. Grazie onorevole Ruffino. Onorevole Fornaro, sull'ordine dei lavori, prego. Un richiamo al regolamento, signor Presidente, articolo 8,1, che sta nel suo ruolo e responsabilità di un buon ordinato lavoro. Io credo che dobbiamo interrogarci se questa è ancora un'aula di Parlamento. Allora, non è un tema di brusio, faccia la fotografia in questo momento, persone che hanno la schiena rivolta alla Presidenza, persone, che colleghi che fanno qualsiasi altra cosa. Allora, siamo in una fase emendativa, stiamo approvando una legge dello Stato, non è un ordine del giorno, non è una cosa. Io credo che qua o torniamo ad avere anche un po' di dignità del nostro lavoro, e io credo anche rispetto delle opposizioni. Il collega Berruto non è che ha fatto un esercizio di stile, non si è riempito la bocca così. Lei deve tutelarci, deve tutelare la dignità di questo Parlamento, e glielo chiedo di farlo in maniera formale. Non è accettabile. Saremo tutti stanchi, abbiamo fatto certamente un passaggio lungo, faticoso come quello del DL Sicurezza, ma questo provvedimento ha un impatto sulla vita di centinaia, di migliaia di ragazzi, e credo meriti uguale attenzione da parte di tutti, maggioranza e opposizione. Siamo nel Parlamento della Repubblica Italiana, siamo già in una situazione per cui, per l'ennesima volta, non c'è la benché minima disponibilità da parte della maggioranza di provare a trovare qualche soluzione condivisa, come sarebbe, diciamo, nelle possibilità. Se a questo aggiungiamo che noi interveniamo nel totale disinteresse dell'Aula,
le due cose assieme trasformano il Parlamento della Repubblica e il confronto democratico tra maggioranza e opposizione in un'altra cosa. L'ho già detto, mi scuseranno i colleghi se mi ripeto, ma il passaggio successivo si chiama dittatura della maggioranza. Avete i numeri, nessuno lo discute, avete vinto le elezioni, ma qui siamo in Parlamento e noi rappresentiamo cittadini esattamente come li rappresentate voi. E quindi chiediamo rispetto e lei deve garantire che ci sia questo rispetto. Grazie onorevole Fornaro. Ha chiesto di intervenire la deputata Piccolotti. Prego. Grazie Presidente. Purtroppo abbiamo tempi contingentati e abbiamo anche dovuto segnalare pochi emendamenti, per cui abbiamo evitato di segnalare quelli che sapevamo le altre forze delle opposizioni avrebbero segnalato a loro volta. Per questa ragione avrei piacere di sottoscrivere a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra l'emendamento soppressivo illustrato dal collega Berruto, proprio perché anche noi siamo convinti che dietro questo provvedimento non ci sia l'amore per l'educazione, non ci sia l'amore per la conoscenza, non ci sia un corretto inquadramento delle difficoltà che gli insegnanti e i docenti hanno nel gestire la classe di fronte all'aumento delle fragilità degli studenti e delle studentesse, ma ci sia solo una posizione completamente ideologica, astratta dalla realtà, che guarda al passato come un tempo migliore, con tanta nostalgia e con l'intenzione sostanzialmente di riportare nelle nostre classi quella disciplina autoritaria, quel modello di educazione completamente repressivo che aveva già fallito decenni fa e che continuerà a fallire, tanto più appunto che le difficoltà e il quadro sono completamente mutati. Questo emendamento, e chiudo, è particolarmente odioso perché di fronte a una generazione in cui c'è un'epidemia di problemi di salute mentale, in cui si manifestano comportamenti spesso violenti, si manifestano addirittura comportamenti di autolesionismo, in cui si vede una crescita dell'abbandono scolastico, pensare di risolvere tutto questo con le bocciature e il voto in condotta non solo fa veramente ridere in qualche modo, ma dà il segno della miseria culturale del governo che abbiamo davanti e della loro incapacità di comprendere la società contemporanea. Grazie onorevole Piccolotti. Onorevole Caso, prego. Grazie Presidente, anche da parte mia, da parte nostra del gruppo, la sottoscrizione a questo emendamento soppressivo. Ne vedremo anche più avanti altri soppressivi nei singoli punti da parte nostra. Giusto due parole prima poi di entrare nel dettaglio anche degli altri emendamenti. Chiediamo di sopprimere tanto di questo provvedimento proprio perché va, secondo noi, una visione distorta della società, porta avanti una visione distorta della società e di fatto questo provvedimento risulta essere l'ennesimo inutile e dannoso portato avanti dal ministro Valditara. Un provvedimento che però va contestualizzato sia da un lato innestandolo nella situazione che ora stanno vivendo le scuole. Io penso che qui un po' tutti, indipendentemente dall'appartenenza di partito, si stiano trovando le caselle mail e social inondate da, giustamente, mail di aspiranti docenti e situazioni varie, perché la scuola, il nuovo anno scolastico è partito in un caos, con un caos senza precedenti. Lo abbiamo tutti visto e lo stiamo vedendo tutti. E quindi, mentre la scuola parte in questo modo, il ministro si è preoccupato principalmente di portare avanti delle norme che andavano a piazzare delle bandierine identitarie, su un'identità ovviamente per noi totalmente opposta a quella che abbiamo. Dall'altro va contestualizzato questo provvedimento in un disegno più ampio, proprio per andare a, che va un disegno più ampio in cui si evidenzia chiaramente l'indirizzo
di questo governo verso la definizione, come dicevo, di un'idea malsana di società basata sull'intolleranza, il rigore, la limitazione del dissenso, verso un modello educativo, in questo caso, che mira ad addestrare gli studenti anziché alimentare un pensiero critico. E quindi questo provvedimento, così come altri, va incasellato insieme a quel che è stato una delle prime azioni di questo governo, come il decreto anti-rave, e va collegato a questo filo antidemocratico che mette insieme, alla legge contro gli attivisti climatici, a quella vergognosa che è stata votata ieri, che è il decreto sicurezza, che all'interno ha delle cose obbrobiose. E tutto questo si può racchiudere poi in un unico concetto.